E ci ha raggiunto il professor Ivo Pezzuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Buon pomeriggio, professore, ben ritrovato. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, piacere di rivedervi. Ecco, la prima domanda è un commento al dato per quanto riguarda l'inflazione della Germania, al dato di oggi. Di fatto un'inflazione che resta invariata su base congiunturale, ma su base tendenziale è comunque al 3,9%. Glielo chiedo soprattutto in paragone a quello che sta succedendo negli Stati Uniti, soprattutto dopo Jackson Hole, dopo quelli che sono stati anche i messaggi di Jay Powell, dunque una situazione differente tra Stati Uniti ed Europa. Certo, assolutamente. La Germania, appunto, come ha detto giustamente lei, sta affrontando un tasso di inflazione in questo momento intorno al 3,9%, che su base annua, appunto, ad agosto è in crescita dal 3,8% di luglio. Questo indica sostanzialmente quella difficoltà, quella percezione, diciamo, che hanno i mercati in questo momento, per la reperibilità di risorse, in particolare nell'ambito energetico, e quindi delle strozzature, di colli di bottiglia per quanto riguarda la supply chain internazionale, globale. Quindi ovviamente ci sono delle ricadute, poi anche ovviamente l'aumento dei consumi, ovviamente sia sul lato dei prezzi al consumo che la parte della produzione. Ovviamente vediamo con l'estate i servizi sono aumentati più velocemente, appunto, della manifattura, ovviamente turismo in prima, e poi ovviamente gli scenari sono ancora quelli di un po' sfidanti negli approvvigionamenti internazionali. Come sappiamo, ci sono ancora difficoltà con le bottiglie e produzione, in particolare l'industria automobilistica tedesca, che è molto importante, come sapete tutti, risente molto anche della mancanza, appunto, di microchip, e il produttore principale al mondo, che è l'impresa del Taiwan, ha previsto aumenti fino al 20%. Quindi sicuramente, sia in termini di inflazione, sia in termini di, diciamo, di fiducia dal punto di vista delle imprese, ovviamente c'è perplessità, soprattutto in Germania, ma questo vale anche per gli altri paesi europei. Ecco, a proposito di fiducia, vediamo quello che è stato il dato per quanto riguarda la fiducia nell'Eurozona. Fiducia in calo nel mese di agosto, in particolare 117,5 punti. Qui stiamo vedendo per le imprese 13,7 rispetto al precedente 14,5. Se andiamo a vedere invece quello che è il sentiment complessivo, si porta a 117,5 punti, inferiore rispetto al dato precedente 119, in calo anche la fiducia dei consumatori. Ecco, che quadro emerge da questi dati? Quanto sono significativi? Ci devono far temere per l'autunno? Ma allora, sicuramente un po' come negli Stati Uniti, c'è sia questo aspetto delle timori, come dire, pensavamo tutti in qualche modo che almeno con il primo round di vaccinazione il problema fosse un po' diciamo, messo da parte. Ovviamente è contenuto notevolmente, però, diciamo, i nuovi focolai, le varianti e quant'altro sono state un po' più insidiose di quello che ci si aspettava. Quindi in qualche modo c'è un elemento ancora di incertezza su la diffusione, appunto, di varianti, l'impatto, eventuali rallentamenti sui consumi o su produzioni, approvvigionamenti e quant'altro. Poi c'è ovviamente, appunto, effetti sulla catena dei colli di bottiglia. Abbiamo detto supply chain, logistica, produzione, aumenti di contagi, approvvigionamenti di componenti, se ne abbiamo parlato adesso, ma anche proprio da un punto di vista di eventuali nuove limitazioni, anche se mirate, potrebbero esserci, ma soprattutto sui mercati anche emergenti, dove magari la mancanza di vaccini potrebbe portare, o sufficienti vaccini, a calo nella produzione, ritardi nelle consegne, e quindi a cascata anche avere impatti sull'occupazione e sulla produzione in Europa. Quindi diciamo che in qualche modo c'è ottimismo, perché con le riaperture l'economia sta riprendendosi abbastanza forte, però ci sono anche perplessità sia sul lato, appunto, dei colli di bottiglia, della supply chain, sia dal punto di vista, diciamo, dei consumatori, che in qualche modo hanno ancora incertezze circa, appunto, lo scenario del rientro, e quindi se saranno necessarie ulteriori misure potenzialmente restrittive. Ecco, alla luce di questo quadro, troppo presto per parlare di tapering a Francoforte, a confronto invece con quello che è successo a Jackson Hole nel weekend? Sicuramente sì, per un motivo abbastanza semplice.
che in Europa l'inflazione è decisamente più bassa, diciamo un po' sopra il 2%, quindi abbastanza allineata a quelli che sono i target. Quindi in questo momento, ancorché con divergenze abbastanza forti, no? A Giappone abbiamo visto c'è un'inflazione che è salita a quasi 3,9 e quindi grosse divergenze tra i paesi, che potrebbe creare a lungo termine, se prosegue, qualche preoccupazione in più nella divergenza tra paesi più o meno ad alta, chi magari sta cercando di riprendersi, verso paesi che invece sono, hanno una domanda molto forte rispetto all'offerta. E quindi in Europa direi un po' meno. Sicuramente ci sono dissensi anche nella BCE, voci contrarie tra chi vuol proseguire nella politica emergenziale di acquisti di titoli e di dare ulteriormente politica accomodante e liquidità, e chi invece magari vorrebbe frenare un pochino più falchi e colombe. Però direi che sicuramente è ancora molto presto per l'Europa, perché ci sono ancora alti livelli di disoccupazione, l'economia è in ripresa, però diciamo con momenti altalenanti, come appunto picchi di momenti di maggiore fiducia, momenti di minore fiducia e problemi ancora di supply chain e colibrutia. In America, malgrado anche lì diciamo, le rischi o timori delle varianti, diciamo, il discorso di Powell, di Jackson Hole, in qualche modo ha rassicurato i mercati che non ci sarà una stretta a breve, un tapering a breve, di rallentamento degli acquisti di 120 miliardi al mese che stanno attualmente facendo. Ma soprattutto ha rassicurato che il rialzo dei tassi di interesse non sarà immediato, Certo. e in qualche modo questo, e soprattutto quello che ha convinto finora i mercati è il fatto che guardando le proiezioni, le aspettative di inflazione a 5 anni, tra 5 anni si vede appunto che le aspettative sono ancora ancorate ai valori attesi appunto dalla Federal Reserve, quindi intorno praticamente un po' più del 2,37%, 2,4%, quindi sostanzialmente sono ancora ancorate a quello che è il trend attuale. Questo non vuol dire che non ci siano sorprese se prosegue l'inflazione con impatti, cioè l'inflazione potrebbe correre più velocemente della crescita, come del resto è in questo momento in Germania. Certo. Quindi in qualche modo potrebbe succedere se continuano questi colli di bottiglia, questo disallineamento tra domanda e offerta. Certo. La ripresa sarà abbastanza veloce, ma sarà accompagnata anche da un'inflazione abbastanza forte. Certo, io la ringrazio per essere stato con noi, grazie al professor Ivo Pezzuto dell'Università Cattolica di Milano. Grazie, alla prossima occasione, buon lavoro. Grazie a te.